Quello che conta non è solamente il luogo dove l'eco risuona, ma il rimbalzo. Se noi non pensiamo queste due sponde che si echeggiano tra di loro continuamente, non capiamo perché da un ingrediente può nascere un grande piatto, una grande tradizione gastronomica, una grande ricetta. È come il linguaggio, la cucina. L'apparato fonatorio umano, come sapete, può emettere pochi suoni, eppure le lingue sono infinite. La cucina funziona nello stesso modo, quindi è il risultato di una continua contaminazione, ricombinazione, che spesso non dipende in parte ovviamente dai prestiti, dai rapporti tra le culture, ma dentro una stessa cultura i valori alimentari in poco tempo cambiano completamente. A noi piace pensare di mangiare come i nostri antenati, non è vero, non mangiamo come loro, intanto se no probabilmente saremmo tutti ammalati, per fortuna. Spesso mangiamo molto meglio di loro, eppure spesso coltiviamo anche contemporaneamente il mito del buon tempo antico alimentare. Oggi sostanzialmente si mangia meglio di una volta. Allora, quando ci avviciniamo alla cucina dobbiamo ricordarci tutte queste cose, perché è fondamentale, perché è vero che siamo tipici, ciascuna cultura, ciascuna cucina, ciascuna gastronomia ha qualcosa di tipico, ma nello stesso tempo ha qualcosa che la unisce a tutte le altre, e cioè spesso questo qualcosa sono gli ingredienti. A fare le differenze tra una gastronomia e l'altra, tra una cucina e l'altra, non è la presenza o l'assenza di un ingrediente, ma il modo di mettere insieme tutte queste cose, cioè il modo di combinare e di contaminare. È come una tavola periodica, esiste una tavola periodica degli elementi e una tavola periodica degli alimenti. Grazie. L'avevo prevista più avanti, però il nostro discorso mi pare ci porta già. Volevo appunto sentire il professor Niola e poi anche la Licia sulla questione del cibo e dell'identità. Ecco, l'abbiamo affrontato anche un po' casualmente, ma probabilmente no, perché è un tema credo che ci attraversa tutti, non così complicato, ma è un tema collegato con le contaminazioni o meno, col bel tempo passato, con i vini autoctoni, con cose credo con cui conviviamo piacevolmente tutti i giorni, perché io penso che parlare di cibo è molto meglio che lavorare in miniera, no? Quindi diciamo credo che sia anche una cosa piacevole questa, per fortuna. Ecco, quindi dal punto di vista dell'antropologo e poi della giornalista, che c'è attorno, quanto è forte, ecco, l'identità attorno al cibo? Parlo per noi, non tanto in quanto friulani, ma in quanto italiani, in quanto appunto la dieta mediterranea, i prodotti DOP, il Made in Italy. Ecco, quanto è importante per segnare un popolo, o quanto è importante per qualcos'altro, solo magari per l'aspetto economico piuttosto che, e quanto c'è forse di dietrologia o ideologia anche attorno a questo? Sono vere tutte queste ipotesi. E sono vere in un modo diverso. Intanto l'identità e il cibo. L'identità e il cibo è uno dei più forti marcatori di identità. Molti popoli si identificano e identificano gli altri attraverso il cibo. Ancora oggi negli Stati Uniti gli italiani sono chiamati maccheroni in moltissimi posti dal cibo che mangiano. Però gli italiani chiamavano i tedeschi mangiakraut o mangiapatate. I vicentini in Veneto venivano identificati come mangiagatti e così via, potremmo continuare all'infinito. Di solito, esattamente, ciascun popolo si identifica e identifica attraverso il cibo. Spesso questa identificazione è positiva quando si parla di sé, meno positiva quando si parla degli altri. Però questo cibo... Cosa c'è secondo te dietro? Teniamo conto che, a proposito di Made in Italy, l'agricoltura biologica è un settore trainante del nostro agroalimentare e siamo leader in Europa per quanto riguarda proprio i prodotti biologici, no? Ecco, cosa c'è dietro secondo te? Cosa ci vedi? È una semplice moda? C'è qualcosa di più? Questo mercato che strada prenderà? Intanto poi chiediamo anche al professor Niola il suo punto di vista. Allora, diamo subito qualche paletto. Siamo i primi in Europa per produzione di alimenti biologici, che significa alimenti prodotti senza utilizzo di fitofarmaci, ovvero diserbanti, conservanti, antimuffe, pesticidi. Siamo i settimi nel consumo. Il che significa che esportiamo benessere e ci mangiamo i veleni.
non è una modalità intelligente di sfruttare le proprie capacità. Io personalmente tutto quello che posso lo compro biologico, perché per quella che è la mia, per quella che è la mia cultura personale è un modo che ho per cercare di vivere meglio, non so se di più, ma sicuramente meglio. Negli ultimi 50 anni l'incremento delle patologie cosiddette degenerative, tumori, allergie, sclerosi, asma, eccetera, come dire, è stato esponenziale. Che cosa è cambiato negli ultimi 50 anni? Quello che respiriamo e quello che mangiamo. Come si fa a non fare i conti con questo? Allora, se io pretendo di comprare un'insalata che mi duri 20 giorni, devo mettere in conto che mi farà male. Certo che dura 20 giorni. La irrorano fino a un attimo prima, perché noi vogliamo che una foglia, che se raccogliamo da un prato ci muore dopo 25 minuti, ci duri per 3 settimane. È un problema di cultura, certo. Non abbiamo più il tempo, certo. Non abbiamo i soldi per il biologico, certo, ma abbiamo il tempo e i soldi per curarci dalle patologie provocate dal cibo malsano. Ha senso? Di biologico e di agricoltura rispettosa della terra e di chi mangia i prodotti della terra, ovvero tutti noi, si comincia a parlare sempre e solo nel mondo quando un ministro della sanità si incazza perché guarda i dati della spesa sanitaria, e così da una parte all'altra del mondo, perché curare la gente dal diabete, dalla pressione alta, da tutte quelle, dall'obesità, oggi ci sono quasi obesi in numero pari a persone che soffrono di fame. È una follia questa, è una follia assoluta. Ma questo perché? Perché noi subiamo, come dicevo prima, subiamo il cibo. Fra l'altro siamo in una regione dove ci sono dei fiori all'occhiello straordinari. Io penso a Josko Gramner, non ho bisogno di fargli pubblicità, è uno dei più grandi vignaioli del mondo. Non andiamo